Wow, ragazzi, questo è uno spettacolo, eh? Anche perché è difficile non vedere quei tre missili puntati. Buongiorno a tutti amici e bentornati. Stiamo salendo sulle colline dalla parte di Arsiero. Siamo in provincia, credo ancora di Vicenza, credo. Procediamo questa strada panoramica bellissima. Oggi abbiamo un appuntamento particolare, siamo partiti andando per la solita strada, la A31, che ci porta a uscire a Piovene Rocchette, per poi portarci in questa zona tutta particolare, ragazzi. Oggi siamo in due, io e Pino, con la sua California 1400, Moto Guzzi ovviamente. Benvenuti a Tonnezza del Cimone. Trottiamo ai 60 all'ora per queste curve, in mezzo ai pini, ai faggi, cose veramente belle. Oggi testiamo il telecomando GoPro da moto, vediamo come si comporterà e quanto è comodo rispetto a toccare la telecamera. Procediamo, la tappa di oggi, come dicevo prima, è una vecchia base militare, si chiama Base Tuono. Attraversiamo Tonnezza del Cimone, nome particolare per noi emiliani perché il Monte Cimone, come ben sapete, è nella provincia di Bologna e Modena, e quindi trovarlo scritto qui fa sempre un po' effetto. Eccoci qua, altopiano dei Fiorentini. Bello. Altri due equipaggi fanno la nostra stessa strada. Mancano 8 km. Non ho ancora visto a che altezza siamo come quota. Ragazzi, questo è uno spettacolo, eh? Faccio vedere la vista da in piedi sul pedale. Ed eccoci qui, si comincia a intravedere la strada per la base. Sembra parecchio frequentata. Vediamo se riusciamo ad andarci direttamente in moto senza parcheggiare a 1 km, probabilmente sì. Anche perché è difficile non vedere quei tre missili puntati. Woke up to sunshine, birds sing their song. L'abbiamo chiamata guerra fredda, in realtà fu una lunga pace garantita dal terrore che potesse scoppiare la terza guerra mondiale, quella definitiva. I grandi della terra ne erano consapevoli e mentre si incontravano, sorridevano, si stringevano la mano e stringevano accordi, pensavano di suddividere il mondo in zone di influenza. Questo punto fu scritto da Churchill e lo consegnò a Stalin in via riservata. Siamo a Mosca nel 1944 ed è chiamato il patto delle percentuali. Base Tuono fu operativa per 11 anni, dal 1966 al 77. Oggi è un museo unico in Europa, a testimonianza del possente schieramento aeronato installato dall'aeronautica militare. È un museo inserito in un territorio dove la storia ha lasciato tracce importanti.
Base Tuono racconta fedelmente come fosse strutturata una base missilistica e a quale scopo servissero questi missili. È qui a ricordarci un periodo storico complicato, fatto di propaganda, sfide militari, tecnologiche, diplomatiche, guerra di spie e guerre stellari, con lo spazio diventato nuova palestra di competizione. Il primo round sarà dei sovietici, con il satellite Sputnik, e sarà sovietico anche il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Ma c'è un significato in più, oltre l'orgoglio ferito. Il successo russo aveva allarmato gli americani. Dopo lo Sputnik, l'oceano non rappresentava più una barriera invalicabile e le città d'oltreoceano sarebbero state meno sicure. Di questo periodo di alta tensione che mise alla prova più volte la pace, Base Tuono ne fu protagonista allora e ne è testimone oggi. E dopo questo accenno di storia della base e un po' il contesto storico in cui ci trovavamo, ci avviciniamo verso il bunker. A proposito, vi siete mai chiesti come si faceva a lanciare un missile? Le luci rosse che vedete qua sono le rampe vuote. Adesso, lo ripeto, partiamo dal codice blu e quelle luci cambieranno colore. Da rosse, perché le rampe sono vuote, diventano verdi, perché le rampe vengono armate. Verdi, codice blu. Questo è Monte Toraro, che annuncia il codice blu. Blue status, received in section alpha. Red status, received. Section Alpha selected, launcher number one designated. One of the battle stations, the mountain cage, fire, received. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. Me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.